Questo incontro che stiamo facendo da 3 anni con Marmoma e con Budri sta diventando per me, per chi lavora con me in studio, una crescita molto bella. Io mi aspetto ancora molto. Stiamo poco a poco avvicinandoci al marmo con tanta disinvoltura. Secondo me queste aziende che lavorano sull'intarsio e che hanno una capacità di know-how importantissime, dobbiamo difenderle. È fondamentale il nostro Made in Italy e noi stiamo tentando di lavorare in questa direzione qua, ma lavorando con una certa etica, con una certa logica, usando qualunque tipo di marmo, per esempio non cadendo comunque in temi, come dicendo, scegliendo solamente un tipo di marmo come io farei come architetto, a volte comunque questo mio coté architetto che mi porterebbe solamente a usare delle lastre di un certo tipo, eliminare certi colori, no, noi lavoriamo con tutto, quello comunque sulle scarpe, un'azienda potrebbe fare un gran lavoro propositivo attraverso tutto quello che in realtà nella lavorazione del marmo non possono utilizzare. Ragionavamo, quando siamo andati a parlare con Budri, di tentare di lavorare con tutte degli scarti dell'azienda e con questi piccoli pezzi volevamo muoverci dentro di altre materie, come per esempio il vetro, materiale trasparente che dà comunque una certa leggerezza a tutto l'uso del marmo, dove rimane anche un po' il marmo sospeso e un po' ingranato. Vedrete che molte delle geometrie, o triangolari o rettangolari, sono di molto facile taglio, pertanto gli scarti venivano adoperati e utilizzati al massimo, non sono complesse. Dopodiché ci è piaciuto molto anche mischiare delle resine e anche dei legni. Pertanto alla fine tutti i materiali si fondono. La resina può essere molto interessante accostata al marmo. Io spero di lavorare ancora molto in questa direzione qua, sia con le persone che lavorano con me in studio, sia con Budri, per esempio.